Eccoci nuovo in diretta. Scusate, avevamo un problema sui sottopancia perché non riusciamo a mettere quello giusto. Avete tra l'altro intravisto una cosa di cui parleremo oggi in maniera molto approfondita. Cioè, parliamo del dopo Juve Milan, ovviamente, non possiamo non parlarne perché siamo al giorno dopo, poi dobbiamo esaminare alcune cose di quello che è avvenuto ieri. Ho qui i miei soliti ospiti del giovedì, il professor Paolo Bertinetti, preside dell'Università di lingue, giusto? Dell'Università di Torino, con tanto di coccarda lì, no, la cravatta va bene, che adesso poi Coccarda spiegheremo qui. che e quella coccarda, no, coccarda, il distintivo dell'Associazione Nazionale Amici della Juventus, di cui è presidente, e poi ovviamente il tutore, Nori, lo sapete, il Buonasera. grandissimo esperto calciopolaro, e il calciopolario è stata appunto la trasmissione che è andata per la maggiore per alcuni mesi qui su Top Planet. Però attenzione, perché dietro al tutore c'è appunto Dybala. E attenzione a Dybala, eh. Attenzione, perché abbiamo. Cioè, sono notizie, guardate, io ve le dirò nel corso della trasmissione. Sono notizie che non piacciono nemmeno a me, perché sapete quelle notizie, dice uno, l'ho letto sopra al tal giornale, lo fanno perché vogliono intorbidire l'acqua, vogliono creare del fastidio alla Juventus, così come le notizie quelle riguardanti la mafia. E finalmente la Juventus oggi ha deciso di adire a vie legali. Oh, una volta tanto. Però queste sono notizie su Dybala che non fanno sicuramente piacere ai nostri. A me, agli Juventini, a me in particolare a me, ma sicuramente non faranno piacere né al tutori né al professor Bertinetti, sicuramente neanche a voi, ma siccome siamo anche una TV di servizio, al servizio dei tifosi bianconeri, anche le cose che non ci piacciono le dobbiamo raccontare. Quindi restate lì, perché tra un po' vi darò notizia delle novità riguardanti il rinnovo che non arriva di Dybala, perché ogni giorno è il giorno, stanno arrivando i procuratori. Marotta aveva detto anche a me: rinnoviamo, sicuro, sta per rinnovare. Però ogni giorno passa, i procuratori sono in città, cosa fanno? Tutto il giorno stanno sempre in giro? No, hanno trattato e poi vi spiego. Cominciamo con la partita di ieri. Senti, ma devo preoccuparmi che sono qui dietro, non vorrei mai, devo preoccuparmi. Non dalla mia faccia. Mezzo e mezzo, dai, ho capito. Non dalla mia faccia. Hai la stessa faccia di Sylvie quando deve dare una non so un quadro notizie, astronomico un po' non così. sono notizie che vi vorrei dare. E vabbè. Però ve le devo dare lo stesso, ripeto, e quindi tra un po' ve le daremo. Ma prima voglio sentire i miei ospiti sulla partita di ieri, perché se voi eravate qui presenti, qua, seduti qua, ieri sera, durante la partita, io ho collegato con Milano, alla fine della partita, sapete cosa è successo? Alla fine della partita, vinta dalla Juventus, voglio ribadirlo, vinto dalla Juventus 2-1, 2 Juve. 1 Milan, tra l'altro siamo andati a rivederci anche il gol di Khedira, sembra Era buono, sì. che fosse buono, Sì. che fosse buono. Adesso però i milanistici tracciano loro la diagonale, Galliani vedrete che tracciano E la beh, diagonale, se uno è chiaramente geometra, risulterà è fuori, geometra. geometra. Ma alla fine, dall'altra parte, a Milano, nello studio, gli opinionisti milanisti sono tutti alzati, standing ovation al Milan, grande partita. Vittoriosa sconfitta, una vittoriosa, noi l'abbiamo ormai chiamato così, Una una mattanza. vittoriosa sconfitta, applausi, e poi ancora commentare questa grande prestazione del Milan quando aveva passato il turno alla Juventus. Cioè, praticamente la Juventus aveva giocato malissimo, non l'avrebbe quasi meritato, il Milan invece è uscito fuori, ma meritava. E allora, voi avete visto questa partita? Allora, io ho visto, posso Sì, Paolo? prego. Io ho visto una mattanza da parte dei giocatori del Milan, e giocatori è un termine che uso giusto perché mi piacciono gli eufemismi, perché ho visto una squadra di macellai che non ha fatto un solo contrasto senza entrare sulle gambe dell'avversario, perché questo ha fatto il Milan ieri Tra l'altro, volevo sera. prenderti Sì, no. Ma a le parte ciò, statistiche sul fatto. la partita è stata vinta in maniera strameritatissima
dalla Juventus, che ha avuto 9 occasioni da gol mentre il Milan ne ha avute 2. Sostanzialmente in campo non c'è stata partita manco quando erano in 11, non solo quando erano in 10. Quindi francamente mi viene abbastanza da sorridere nel momento in cui sento i telecronisti Rai osannare il Milan, osannare un Milan che secondo loro nel momento in cui è rimasto in 10 addirittura avrebbe prevalso sulla Juventus. Ma ti faccio vedere proprio i dati che tu dicevi proprio adesso, senza chiamarli macellari, però una partita molto dura, l'ho giocato molto in maniera molto dura. No, io li guardate, chiamo... i fatti, i falli. 16 dalla Juventus, 25 dal Milan. No, Marcello, 4 ammonizioni per la Juve, ecco, 3 esatto. ammonizioni e un'espulsione. Esatto, no, quelli non sono i falli fatti, quelli sono i falli fischiati, che sono diversi falli dai falli fatti. Sono due cose diverse. Devo tenermi a. Sì, certo, ma sono due cose. Dipende che tipo di fallo. Esatto. Cioè. Io lo ripeto, non ho visto in tutta la partita, in 95 minuti, non ho visto un solo contrasto nel quale il Milan abbia preso palla senza commettere fallo su un giocatore della Juve. E anche nel finale. Fra l'altro. Tra l'altro a me viene anche da dire una cosa, noi abbiamo delle partite più importanti da giocarci che non questa robetta in questa nazione curiosa che è l'Italia, quindi magari se gli arbitri si ricordassero ogni tanto di come si deve arbitrare, perché poi vedere a fine partita che ci sono 4 ammoniti per parte in una partita come quella di ieri è una roba semplicemente scandalosa, cioè se ci sono 4 ammoniti della Juve, del Milan devi ammonire pure Galliani, devi ammonire i magazzinieri, l'autista del Pullman e non so chi altri, no davvero, cioè non ha veramente un briciolo di senso una statistica che dica una roba di questo genere. Quindi che se ne stiano pure tranquilli, le hanno prese strameritatamente e se le portano a casa ed è giusto così. Ricordiamo che alla faccia di tutte le statistiche che ogni tanto i signori milanisti si inventano, il Milan nei confronti della Juventus nelle gare su partita secca è riuscito a prevalere in 3 occasioni, tutte e 3 ai rigori, la prima delle quali 45 anni fa, in una finale di Coppa Italia. Mi ricordo anche quello purtroppo perché c'ero anch'io. Finale di Coppa Italia del 73. Ah, 1-1 e poi calci di rigore. Calci di rigore, esatto. 1-1 con un rigore inventatissimo per un tuffo in area di Chiarugi che assolutamente non aveva subito nessun tipo di fallo. Era uno specialista di tuffo. Ieri sera io ho visto i giocatori del Milan protestare per qualunque cosa. Ho visto Bacca protestare per un fallo che aveva subito da Bertolacci nella nostra area. Voleva il rigore per un fallo che aveva subito da un suo compagno di squadra. Ho visto Bacca andare a dare un calcio a Dybala che era per terra appena massacrato da quel, vabbè, non dico quel che cosa di Locatelli, giocatore fra l'altro anche quello osannatissimo. Prima o poi un fenomeno come Ventura ce lo porterà pure in nazionale Locatelli. A Locatelli avete mai visto fare qualcosa a parte il gol contro di noi a Milano, in quella partita che perdemmo per via del gol annullato dopo il televoto indetto da Donnarumma e dall'arbitro Rizzoli, no? Avete mai visto, a parte quel gol, fare qualcosa di calcistico a Locatelli? Se si tratta di giocare a calcio è una cosa, se si tratta di giocare a calci se lo facciano pure loro, insomma, tanto per essere chiaro. Sì, questo è ciò che penso della partita di ieri. Sì, tu stai andando abbastanza di poco di fioretto, molto di bastone. Come hanno fatto loro durante la partita. Come hanno fatto loro durante la partita. Locatelli è comunque un giocatore interessante, secondo me sicuramente Ventura lo convocherà. È un pensa giocatore un che però lui ha chiesto anche scusa ai compagni, alla squadra, quello che ha fatto, però dice ho fatto un'ingenuità, però spesso gli vediamo fare in campionato questa entrata a Locatelli, no, con questo io non voglio dire, come hai detto tu, macellaio, killer, gioca molto duro, cioè entra molto deciso il ragazzo, e ieri che dice ho fatto un'ingenuità, spesso gli ho visto fare delle entrate così anche in campionato. Perché lui è uno che entra, non Però a Rai Sport senti Massimo Caputi che dice no, ma l'intervento di Locatelli era sulla palla. Beh, insomma. Sentito ieri sera, a fine partita. Massimo Caputi, Rai Sport. Sì, su questo non sono d'accordo col collega Caputi, perché assolutamente è entrato deciso e poteva fargli anche molto, molto male. Lei, professore, come l'ha vista questa partita? Ma dunque. Era lo stadio? No. L'ho vista in televisione, quindi anch'io mi sono potuto godere i commenti dei telecronisti. Allora, due cose. Una, lo so che non è elegante parlare di arbitri, allora non parliamo dell'arbitro di ieri, così lasciamo perdere, tanto hai già detto tutto tu, ma
è un fatto incredibile. Io ho visto la partita del Napoli Fiorentina. Allora, quell'arbitraggio lì, quindi non stiamo parlando, quell'arbitraggio lì era un arbitraggio nettamente a favore del Napoli, cioè no, non c'era dubbio, perché non sia per Napoli Fiorentina, quella del giorno prima. Sì, quella del giorno Coppa prima. Italia, Coppa sì, Italia. Cioè, perché non sono solo i rigori non dati, ma il continuo non vedere certe cose e invece notare vederne altre, certo. Che è la stessa cosa capitata ieri, cioè primo non vedi certe cose o non ne vedi la gravità, perché sulla statistica, allora un fallo, io prendo uno per la maglia, fallo, io gli pianto un calcio di quelli proprio con tutte le mie forze, è un fallo, beh no, sono due falli di natura del tutto diversa. E sul fatto che loro giocassero così non può esserci il minimo dubbio. Sulla partita io devo dire che qualche dubbio ce l'ho, ed è questo: il primo tempo era una partita, il secondo tempo era un'altra partita. Il primo tempo, e dice, a parte la Juve chi c'è in campo? Perché non riesco a vedere che c'è in campo a parte la Juve, vedevo solo quando mazzolavano. Il secondo tempo è stata una cosa del tutto diversa. Allora la mia domanda è: dato che questa partita di ieri come disposizione in campo era più o meno quella di domenica, assolutamente sì, è possibile domenica è possibile immaginare che sì, giocare con quella intensità lì per di più a così breve distanza è una cosa che i giocatori della Juve almeno in questo momento possono fare per un tempo di sicuro, forse per anche il secondo tempo, se c'è almeno una settimana e mezzo. Il secondo tempo, beh, come che dico, ho fatto questa riflessione? I commentatori, appunto, Prodomo Loro, se dimenticavano le botte, vedevano che una squadra in 10 metteva in difficoltà una squadra in 11 che prima aveva fatto lezioni di calcio. È vero. Però su questo io vorrei dire due cose, su questo aspetto qui. Uno, che intanto questo era perché c'era il 2-1. Ora il 2-1 è perché Khedira, in una situazione che non era di per sé così pericolosa, calcia il pallone e fa un assist a Bacca. Bacca è bravissimo. E praticamente la svirgola, sì, la manda indietro, e lui bravissimo a prendere la gola, si fa un bel gol. Però è stato quasi un passaggio di Khedira. La seconda cosa è vero che c'erano già stati dei, quindi psicologicamente dobbiamo anche dire questo, che la Juve un po' patisce queste cose qui, soprattutto se a farle è il Milan, perché c'erano i precedenti. Però io non vorrei sembrarvi fissato, ma l'avevo già detto in una precedente occasione, può essere una coincidenza che poi soprattutto la prevalenza del gioco duro, ma insomma del gioco milanista, è avvenuto quando Dybala, cioè chi inventa e imprevedibile, è uscito dal campo, perché è la seconda volta che capita così, eh? Sì, sì. Quindi, e poi ho finito, se togli Dybala, porca miseria, metti Piazza. Hai appena finito di dire che Piazza è bravissimo, che oltretutto viene apprezzato per il fatto che entra 20 minuti, un quarto d'ora dalla fine e gioca. Esce Dybala, Piazza lo tieni in panchina e mette Alessandro. Oh, anche perché, perdonami, anche perché la catena di sinistra Asamoah Mandžukić funzionava perfettamente, non aveva nessun bisogno di essere ulteriormente potenziata con l'ingresso di Sandro, ammesso che l'ingresso di Sandro di ieri sera sia considerabile un potenziamento, perché a parte una parata a favore del Milan su tiro di Khedira che sarebbe andato in rete, non gli ho visto fare niente di utile ieri sera. Alessandro era veramente in una serata pessima. Ma a parte ciò, è anche vera una cosa però, che le partite bisogna imparare a chiuderle. Allora, abbiamo avuto una partita, andiamo indietro di un mese, abbiamo avuto una partita in cui due occasioni da gol sono capitate sui piedi di Sturaro, poi ne abbiamo avuta una in cui due occasioni da gol sono capitate sui piedi di Dybala, poi ne abbiamo avuta una in cui un'occasione da gol capitò sui piedi di Cuadrado, poi ne abbiamo avuto un'altra dove di nuovo Dybala 2, Piazza 2 se ne sono mangiati, si sono mangiati l'impossibile. Ieri sera si è mangiato l'impossibile Mandžukić.
possibile che queste occasioni da gol non capitino mai sui piedi giusti? E i piedi giusti, se testa, si parla, mister, se si parla di attaccanti, io da noi uno ne conosco che ha i piedi giusti, la testa giusta, e che se gli dai ogni tanto qualche pallone lo mette anche dentro. Ieri sera non gliene è stato dato neanche uno da mettere dentro. Ed è andato a difendere. Esatto, è andato a difendere, ha fatto cose strepitose, ma impariamo a servirlo ogni tanto. L'ingresso di Alessandro al posto di Dybala, secondo me, è grave da questo punto di vista, nel senso che hai tolto l'uomo che giocava fra le linee, come diceva Paolo giustamente un attimo fa, l'uomo che giocava fra le linee e che inventava calcio in quel momento, mettendo davvero in difficoltà il Milan. E ripeto, non ce n'era bisogno, perché a sinistra Asamoah e Mandžukić funzionavano alla perfezione. Un Asamoah come quello di ieri sera io non lo vedevo dalla prima di campionato contro la Fiorentina, nella quale fra l'altro non fece il terzino, ma fece addirittura la mezzala. Quindi, secondo me, ecco, tra parentesi, poi le sostituzioni mi pare se ne possano fare tre, non è obbligatorio farne una sola. Sì, anche su questa sostituzione anche abbiamo giocato tre giorni prima, ora, rigiochiamo tre giorni dopo, magari, come dire. Chiaramente. Proseguiamo a parlare ancora di Juvenina, poi attenzione, notizie su Dybala che vi darò nel corso della trasmissione. 20 secondi, ritorniamo subito qua. Giusto per dire che effettivamente, allora, il modulo secondo me è quello giusto, però se fai giocare poi sempre gli stessi giocatori, che non sono dei robot, chiaramente giocare a tre giorni di distanza con quel modulo che è molto stancante, no, perché è bello da vedere, sicuramente ci permette di giocare molto meglio, di creare molte occasioni, di fare più gol, però è veramente defatigante. E allora a quel punto io dico, nel secondo tempo, come diceva anche Nino, diceva il professore, fai qualche cambio in più. Ad esempio, nemmeno io l'ho capito, il cambio Dybala con Alessandro. Ho avuto questo Alessandro che in questo momento ha qualche problema, anche perché si sta riprendendo da un infortunio, e soprattutto nel momento in cui loro sono in 10, tu devi avere quello che agisce tra le linee, quello che ti dà la superiorità, esatto, numerica. Quale miglior giocatore se non Dybala? Vuoi togliere Dybala perché lo vuoi far riposare? Metti Piazza, che è quello più simile. E invece no, questo non l'ho capito. La verità è, come noi non l'hanno capito anche tanti nostri amici, ad esempio il nostro amico Matteo, che dice, ieri grande Juve, però la sostituzione di Dybala con Alessandro non l'ho capita molto. Io appunto avrei rischiato Piazza. Detto questo, a me Donnarumma piace, la punizione ok, poteva far di più, ma sul primo gol aveva poco da fare. Sì, sul primo gol c'è stata quella magia di Cuadrado, eccetera. Però effettivamente questo, su questo cambio io non ho capito perché. E poi soprattutto vedi che la squadra si sta stancando, li stai veramente... Cioè, non ne vengono più. È chiaro che poi nel finale il Milan ha più possesso palla e ci mette un pochettino più. Ti dirò di più, avrei capito addirittura l'ingresso di un Rincon o di uno Sturaro, sì, in modo tale da liberare Pjanic, da poterlo far giocare lui più avanti, sì, fra le linee, alla Dybala, diciamo così, anche se ha caratteristiche completamente diverse. Non capisco invece l'ingresso di Alessandro, francamente. Sì, veramente, cioè nemmeno io. Provo a leggere ancora qualche altra mail, che stanno mandando tante. Non fatemi domande, per favore. Sta storia è lì a Telelombardia, vi dicono quello, vi dicono quell'altro. Noi siamo qua, quando io sono collegato, quando qualche altro ospite di Ventino è lì, noi ribattiamo, rispondiamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Però non mettetevi nella condizione di dover adesso giudicare persone che sono assenti. A me piace, certo, parlare, parliamo della partita, parliamo di Allegri, anche se lui diceva, ma è assente Allegri, sì, però è un personaggio pubblico, parliamo della Juventus, questo è il canale di Riccardo Aglianti. Non parliamo, per favore, di Tizio, di Caio, di quello che fanno di là, che cosa stanno dicendo, no, non ci interessa. Loro fanno la loro televisione con le loro notizie, poi soprattutto la sera, quando io partecipo a quei dibattiti, faccio tutto quello che posso per difendere la Juventus, loro dicono la loro, io la mia. Fatemi domande, e fateci domande anche ai nostri ospiti riguardante la partita e su altri argomenti inerenti alla Juventus. Nonostante no, io non sia, dice Francesco, un pro Allegri, devo riconoscergli il merito in queste due partite di aver trovato il modulo giusto per far esprimere l'enorme potenziale di questa squadra. Poi l'esaltazione dei milanisti deriva dal fatto che Marione ha sbagliato due gol clamorosi, poteva finire 4-1. Ieri sera la Rai sembrava milanciana, la Marcello anche Topplane con Dove eri tu? Vabbè, ok. Noi potevamo comunque in quel secondo tempo, pur giocandola malino, ma anche perché, ripeto, eravamo abbastanza stanchi. Cinque occasioni. Cinque occasioni.
Sì. Perché era già secondo due. Tempo. Se quattro, ci... quattro niti ne meno, due di Mandzukic, una di Khedira respinta da Alessandro, che è l'unica cosa che non doveva fare Alessandro, trovarsi lì in mezzo quando c'è Khedira che tira. E la parata sul piano di Pjanic e forse il rigore su Mandzukic se era. Ah, voi calcolate anche quello. Sì. Ma io quello non l'ho capito, se prende scarpa e pallone, se con prende due solo piedi. Sai come si fa, sai come si fa per capirlo? Bisognerebbe avere dei replay. Ma i replay, quando si riferiscono a questo tipo di episodi, cioè dove è stato negato un rigore alla Juve o dove è stato annullato un gol alla Juve, vedi il gol di Khedira, questi replay non li vediamo, non li vedi mai, scompaiono. Scompaiono improvvisamente. Vi ricordate il mitico gol di Peluso in Coppa Italia? No? Vabbè, mai rivisto. Esatto, peraltro Marcello, lì è anche vero che lì è il dio del calcio che ci si è messo. Cross di Isla, gol di Peluso, il dio del calcio ha detto no, certo. Sta roba qua non può passare. C'è gente qua che dice che dovresti andare tu, Nino, in conferenza stampa. Ma no, per carità, meglio che ci vadano quelli bravi. Dovresti andarci te a fare le domande. Lasciamo che ci vadano quelli bravi, per carità. Sì, però alcune volte i nostri amici, io penso che voi pensiate che quando si va poi in conferenza stampa oppure appunto in queste trasmissioni in cui c'è il dibattito, in questo momento noi facciamo i dibattiti chiusi, nel senso che parliamo tra noi juventini, ma quando ci apriamo agli altri, cioè si debba fare la guerra, noi in conferenza stampa la guerra, trasmissioni la guerra, perché bisogna parlare chiaro, bisogna dire, cioè vi ho anche spiegato più volte, non è che si va alla guerra, poi ognuno fa le domande che ritiene opportuno di fare in conferenza stampa e poi l'interessato gli risponde nella maniera che ritiene opportuna, in questo caso Allegri o chi per lui, i giocatori eccetera. Poi si possono commentare le domande, ma non che dobbiamo andare a lei, mandiamo Nino in conferenza stampa al posto dei giornalisti, così fa casino. Ma anche se Nino si trovasse lì, non farei sono casino. Sicuro che farebbe delle domande normalissime, pacate, magari senza rischiare nemmeno, perché qualcuno di voi non ha ben presente che se si va un po' oltre, poi arrivano le querele, tipo come è successo oggi a un giornale che è stato querelato. Spiace molto. È stato querelato dopo aver detto che Agnelli parla con aveva scritto, no? Aveva dato un virgolettato che tra l'altro si riferisce a una dichiarazione fatta da uno degli inquisiti in questo procedimento penale che è stato chiuso e nel quale non esistono tesserati della Juventus indagati. Beh, è chiaro che se poi uno va a riprendere quello, ti mette la foto di Agnelli, eccetera, forse ha voluto osare e gli è andata male. Sai, il discorso è che se tu tutti i giorni insinui, mi verrebbe a dire a capocchia, ma mi rendo conto che è poco televisivo, però se tu tutti i giorni insinui delle cose contro qualcuno, questo qualcuno prima o poi si stufa. E se ne ha i mezzi, le capacità e l'intelligenza, magari te la fa anche pagare. Io credo che il fatto quotidiano, chiedo scusami, ogni tanto mi sbaglio, non so, mi viene istintivo chiamarlo così, abbia un pelino esagerato non solo con la prima pagina di oggi, ma anche con gli articoli dei giorni scorsi. Lo stesso Travaglio in tante occasioni ha esagerato, uno dei suoi collaboratori per quello che riguarda la parte sportiva, se non sbaglio, è Ziliani, o mi sbaglio? Sì. Anche quello è uno che esagera ogni volta. Cioè, gente, è ovvio che prima o poi questi si incazzano, prima o poi questi... Non dimenticatevi mai che nel consiglio d'amministrazione della Juventus c'è l'avvocato Buongiorno, che mi risulta essere comunque ancora ad oggi, assolutamente sì, uno dei primi due o tre avvocati d'Italia. Quindi insomma, facciamo anche attenzione a quello che diciamo. Io capisco che ci sia molta voglia, dopo 5 anni nei quali la Juve vince tutto, ci sia molta voglia di Napoli, di Milan, di Roma, no, di qualcos'altro. E che quindi qualunque cosa possa servire in qualche modo a destabilizzare l'ambiente juventino. Il titolo che è comparso oggi è stato questo, Agnelli incontrava i mafiosi. Ripeto, questo è un virgolettato di una dichiarazione fatta da uno che è stato indagato, che è stato sentito, un personaggio coinvolto che appunto incolpava Agnelli dicendogli Agnelli. Però di fatto per dire una cosa del genere devi avere delle grandi pezze d'appoggio per dichiarare una cosa del genere. Tra l'altro, se uno va a leggere l'articolo, ci sono scritte delle altre cose. C'è scritto che qualcuno dice ci siamo incontrati con Agnelli per parlare di biglietti e di abbonamenti.
sopra nel titolo c'è scritto illecito sul bagarinaggio, eccetera. A parte che il bagarinaggio al massimo è un reato, non è certo un illecito sportivo, no? Quindi non si vede nemmeno che cosa diavolo potrebbe entrarci la giustizia sportiva in tutto ciò. Ma in ogni caso, sparare i titoloni a capocchia giusto per acquisire qualche lettore in più, e sappiamo evidentemente qual è il pubblico al quale si rivolgono giornali di quel genere lì, inevitabilmente corri dei rischi ed è giusto che tu la paghi prima o poi, insomma. E riprendo proprio il comunicato della Juventus di oggi. Bravo. Dal sito Il Bianconero, che sono nostri amici, Il Bianconero diretto da Bernardini, il nostro collega, un grandissimo inviato, ex inviato del Tutto Sport. Allora, loro riprendono il comunicato che dice: Juventus Football Club e il presidente Andrea Agnelli, alla luce di alcuni articoli pubblicati in questi giorni, comunque, perché non è l'unico articolo quello di oggi, ce ne hanno anche dei precedenti. Esatto. Nei giorni precedenti, comunicano di aver affidato ai legali la tutela della propria onorabilità e rispettabilità. Assolutamente sì. Si precisa che la Procura della Repubblica di Torino ha avviato e recentemente concluso un'indagine su alcune famiglie ritenute appartenenti all'Andrangheta, alle quali si contestano, oltre ai reati contro persone e patrimonio, anche il tentativo di infiltrazione in alcune attività di Juventus Football Club. Si ricorda inoltre che nessun dipendente o tesserato è stato indagato in sede penale. Si precisa altresì che, nel pieno rispetto delle indagini degli inquirenti, la società ha sempre collaborato, mantenendo uno stretto riserbo a tutela del segreto istruttorio. Ma poi ci sono le fughe di notizie. Strano, giudiziari. Ma va davvero? E poi, per quanto attiene alla giustizia sportiva, la società ha già dimostrato fattivamente la propria disponibilità a collaborare, perché adesso sta girando di nuovo quest'altra storia che la Juve dovrebbe essere penalizzata di alcuni punti. Ancora? Cioè, sì, perché? Cioè qualsiasi cosa con la Juve è penalizzata, toglie le punti. Prego, professore. No, io vorrei dire due cose a costo di essere noioso. Tecnica la prima. Allora, il grande umorista americano Mark Twain diceva: un bravo giornalista sa benissimo distinguere il vero dal falso e pubblica il falso. Ma lo diceva Mark Twain, parlava di giornalisti americani di fine 800. Non era proprio signor nessuno, peraltro, Mark per Twain, carità, diciamoci la verità. Non parlava di quelli di adesso. Quelli di adesso sono più attenti. Allora, sì. Quel titolo, e i titoli si sa, i titoli molto spesso sono diversi dal contenuto dell'articolo stesso, hanno messo le virgolette. Perché? Perché così non dicono è il titolo scritto da noi. Lo dicono. Noi lo nel dicono. Titolo mettiamo quello che ha dichiarato un'altra persona. Naturalmente la responsabilità è tua di usarlo come titolo, perché la gente non è che è tenuta a distinguere il virgolettato. Certo. Però certo, anche da un punto di vista, come dire, processuale, giudiziario, le virgolette aiutano. Il che, a mio avviso, questo non sul piano giuridico, ma sul piano, come dire, logico del buonsenso, dimostra la malafede del giornale. Perché tu sai già e metti le virgolette per pararti il verità. Vabbè, queste sono astuzie anche nel nostro mestiere. Perché dici, oh, non l'abbiamo detto a noi, l'hanno detto loro, facciamo cronaca. Allora hanno estrapolato una dichiarazione, però di fatto la metti in prima pagina con la foto di Andrea Agnelli, cioè è un'accusa pesante che tu stai rivolgendo. 30 secondi, ritorniamo immediatamente. Sì, certo. Eccoci di nuovo in diretta, stavamo parlando di questa storia, appunto, che era uscita su Agnelli, la Juventus, le infiltrazioni mafiose. Tra l'altro un'inchiesta che è stata chiusa, non ci sono indagati tra i tesserati della Juventus, quindi insomma mi sembra che si stia facendo un mucchio di cancan, però mi sembra che la Juve oggi sia stata molto determinata, molto decisa e molto esplicita. La risposta non ha bisogno di parlare Andrea Agnelli, è bastato dire assolutamente. Ci siamo rivolti ai nostri legali, abbiamo risposta perfetta, ecco. Risposta perfetta. Torniamo sulla partita. Alessandro il campo al posto di Dybala solo per il minutaggio. Per Allegri importantissimo ridare minuti ai calciatori. Giusto, vero. Fabio, giusto, vero. Lo dà per dare minuti. Però in quel momento io mi sarei immaginato che Allegri magari volesse dare del minutaggio a Alessandro. Benissimo. Togliamo Asamoah, che ha giocato già la partita con la Lazio e si è spompato per bene, anche ieri si è spompato per bene, ha fatto un'ottima partita. Tolgo Asamoah, faccio un cambio naturale, no? Tolgo un terzino, metto un terzino. Basta. Assolutamente sì. Ma quando è il momento in cui tu metti, togli Dybala, ma nel momento in cui ti servirebbe di più, e mi sembra che non avesse né Acciaio, perché poi è girata anche sta voce dell'infortunio di Dybala, che non c'è. Tant'è vero che Dybala resta in panchina, non vale lo spogliatoio,
ma poi va a saltare sotto la curva sud e poi sotto la curva nord. Cioè, se hai un problema fisico, l'ultima cosa che fai è andare a saltare sotto la curva. Cioè, quindi non ha nessun problema fisico. Perché lo levi? O perlomeno lo vuoi levare e metti sto benedetto Piazza. L'hai detto anche in conferenza stampa. Che volevi dargli dei minuti anche lui, che lo facevi giocare, lo fai giocare 20 minuti, mezz'ora, era l'uomo giusto per creare la superiorità numerica, perché in quel momento l'unico che avrebbe si sarebbe potuto inserire bene negli spazi era un giocatore così, o Piazza o Dybala. Alessandro, tra l'altro, questo Alessandro qui che non è ancora al 100%, che si deve ancora riprendere, come dice giustamente anche Fabio, bisogna dargli minutaggio, no? Certo. Giusto? Certo. Sentiamo qualcuno al telefono? Vediamo com'è l'umore, anche da casa, l'agora dall'altra parte. Pronto, eccolo qua, pronto? 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 Dovete essere pronti però, Pronto. Oh, eccolo qua. Pronto, come sì, ti chiami? Salve. Ciao. Non tifo Juventus, mi chiamo Mattia e sono della Toscana. Sì. Mi chiedevo solo che, ok, che i giornali dicano il falso non si scopre certo da oggi, quindi no, penso che oramai lo spettatore medio italiano sappia giudicare da solo a cosa credere, a cosa no, a quali giornali credere, a cosa no. Anzi, a quanto pare il web tra un po' avrà anche la meglio sulla televisione se continua così l'andazzo. Quindi, detto questo, dico che comunque ogni giorno c'è qualcosa su questa Juve. Non c'è un po' il timore che da qui al 2020 possa scoppiare veramente un altro scandalo? Tu hai questa paura? Cioè, non lo so, chiedo a voi che la tifate. Sai, io non tifo nessun'altra grande. Sì, non mi hai detto come ti chiami. Come ti chiami? Mattia. Dove ci chiami? Da che parte della Toscana? Da Lucca. Allora, sai da chi ti faccio rispondere, Mattia? Sì. Dal principale esperto in questi di queste cose di calciopoli, Nino Ori. Adesso ti faccio rispondere, vai ad ascoltare. Ciao, Mattia. Grazie. Ciao. Vuoi rispondere a Mattia? Assolutamente sì. No, io non credo che Mattia abbia il timore, semmai non essendo juventino avrà la speranza. No? Però ci sono molti juventini che hanno questo timore, a parte gli scherzi, e quindi la domanda di Mattia viene bene per rispondere a questi juventini. Chi ha visto un po' di puntate del Calciopolario avrà visto che in molte occasioni io ho detto che Calciopoli è potuta accadere grazie ad una coincidenza irripetibile di interessi fra fattori interni al mondo Juve e esterni al mondo Juve. Allora, i fattori esterni al mondo Juve, perché qui stiamo parlando di attacchi dall'esterno evidentemente, ci sono oggi come c'erano 10 anni fa, ma attenzione, come c'erano anche 20 anni fa, come c'erano anche 40 anni fa, perché erano fattori derivanti da quello che era il dominio che la Juventus stava esercitando. Quello che oggi è esattamente opposto rispetto a 10 anni fa è invece l'assetto interno. Non ci sono più le persone, è diverso il contesto, è diversa la società stessa, Juventus, sono diversi gli obiettivi, sono diverse le strategie e, lo ripeto, sono diverse le persone. Non dimentichiamoci mai che dall'aprile del 2010 in poi il mondo Juve è stato ribaltato. A capo della Giovanni Agnelli e C, la società in accomandita per azioni, che è a capo dell'intero gruppo, la cassaforte, quella che detiene i cordoni della borsa, quella che è proprietaria di Exor e che prima era proprietaria di IFI e IFIL e quindi di conseguenza che controlla la Juventus, fino ad aprile del 2010 a capo della Giovanni Agnelli e C accomandita c'era Gianluigi Gabetti. Dall'aprile del 2010 a capo della accomandita c'è John Elkann. La prima cosa che John Elkann fa nel momento in cui diventa presidente della comandita, quindi una volta che è finita la successione dell'avvocato Agnelli, che era stata curata dall'avvocato Franzo Grande Stevens, che ne era l'esecutore testamentario, la prima cosa che John Elkann fa è nominare presidente della Juventus Andrea Agnelli. I giornali di cui si parlava fino a un attimo fa, nei giorni scorsi, hanno anche parlato più volte di dissidi interni, no? Fra Andrea Agnelli e John Elkann. E perché l'avvocato e il dottore si volevano bene? Cioè, certo che si volevano bene, erano fratelli, ci mancherebbe altro, ma dico, loro non ne avevano di dissidi. Oggi Andrea Agnelli sta a John Elkann esattamente come suo padre Umberto Agnelli stava al nonno di John Elkann, cioè Giovanni Agnelli. Non è cambiato nulla. Non è un caso che appena il nome Agnelli è ritornato nell'area del comando della famiglia e del gruppo,
la Juventus sia tornata anche lei ad essere quello che era sempre stata prima di quei 4 anni maledetti di Calciopoli, quindi prima di quel buco che c'è stato fra l'aprile-maggio del 2006 e l'aprile-maggio del 2010. Quindi i rischi di una nuova Calciopoli non ce ne sono, ma per un motivo molto semplice, perché è uguale sono uguali i fattori esterni, quasi tutti, ma sono totalmente opposti quelli interni. Non c'è questa possibilità. La Juve, tant'è vero che nel momento in cui il giornale pubblica la fesseria, il Fango Quotidiano pubblica la fesseria che ha pubblicato oggi in prima pagina, guarda caso parte immediatamente il comunicato. Così come quando 4 anni fa fu deferito Conte, no? Il pomeriggio c'era una conferenza stampa, immediatamente, no? Con Conte accanto ad Andrea Agnelli. Era una cosa impensabile, no? Qualche anno prima, quando alla presidenza della Juventus c'era Giovanni Cobolli Gigli, o quando c'era Jean-Claude Blanc. Vuoi aggiungere qualcosa su questa cosa, che c'è il rischio che torni un'altra Calciopoli? Io non lo vedo, comunque. In quei termini lì lo escludo. Che però ci provino. Ah, senz'altro. Certo. Vabbè. Ci hanno provato e gli è andata pure bene quella volta, perché ci ha fatto un danno. Ci proveranno sempre. Mica da ridere. Leggo un po' di mail. Buonasera a tutti, vedo che il mister non vi soddisfa mai. Guarda che forse... Perché? Stai prendendo una cantonata, perché magari a tanti nostri telespettatori non soddisfa mai. Noi abbiamo soltanto rimarcato il fatto che non ci è piaciuto il cambio. Possiamo... su alcune cose si può criticare, eh? Non è che è Dio che fa tutto giusto. Secondo noi è un bravo allenatore, alcune volte qualche cosa la sbaglia anche lui. Però lui dice, ma dovreste essere un pochino più obiettivi, giochiamo bene, vinciamo, ma saluti da Archimede da Siracusa. Archimede, non stiamo dicendo che non siamo contenti. Archimede da Siracusa? Secondo me è un falso. Archimede si occupa di specchi. Dai ragazzi, non facciamo, ma prima mi ha scritto una che prima... Vabbè, lasciamo per... Cioè, mi scrive... no, perché voi non capite, Alessandro è entrato perché bisognava dare del minutaggio ad Alessandro, per quello ha tolto Dybala, voi non capite niente. E poi siete obiettivi una volta tanto, non c'era il rigore per Mandzukic, volete dire la verità? E meno male che si spacciano per juventini. Cioè, ma io veramente, chi mi chiedo... Tra l'altro, vi tradite voi stessi, basta scendere di una riga, fate capire in nome dell'obiettività e dell'oggettività, sì. C'è una cosa della quale si sono accorti in pochi. Sono 3 anni di fila che a febbraio, perché siamo ormai a febbraio, siamo in gara in tutte e 3 le competizioni, campionato, Coppa Italia, Champions League. È successo quest'anno, è successo l'anno scorso, è successo 2 anni fa. Quanti anni è che non succedeva? Con gli allenatori precedenti, no, con questo Allegri che tutti detestano, che tutti non vedono l'ora che se ne vada, cioè, poi probabilmente se ne andrà e farà pure bene andarsene, perché io al posto suo me ne sarei già andato, detta proprio spassionatamente, mi sarei già stufato. Comunque vi posso dire una cosa sull'allenatore? Però attenzione, che questi sono numeri che fanno spavento, 3 anni di fila in tutte e 3 le competizioni. Voglio darvi una notizia, anche quella che riguarda la possibile sostituto di Massimiliano Allegri. Eccola, siccome è stato fatto spesso e volentieri il nome di Paolo Sosa, allora vi dico questo su Paolo Sosa. Paolo Sosa, sì, tutti dicono c'è già un accordo con la Juve, sì, c'è un pur parlé, c'è un qualcosina con Paolo Sosa. Allora, Paolo Sosa viene ritenuto da questa società, dalla società Juventus, il possibile tappabuchi nel caso, so che tanti di voi non vedono l'ora che questo avvenga, che Massimiliano Allegri decida di interrompere il rapporto con la Juventus, decida di andare via, di ascoltare le sirene inglesi, di andarsene all'Arsenal piuttosto che al Tottenham o da altre parti. Allora, a quel punto loro avrebbero già un mezzo assenso di Paolo Sosa, che il quale sta però comunque guardandosi attorno, perché lui andrà via dalla Fiorentina, sta anche guardando, non solo sta aspettando solo la Juve, sta guardandosi anche attorno. Sì, adesso ti lascio parlare, Paolo. Quindi lui non è la prima scelta. La prima scelta per la Juventus, che ha in testa magari di cambiare questo allenatore, ma per cambiare questo allenatore vuole un altro allenatore di livello, se non pari superiore, perché Allegri poi vedrete che quando andrà via dalla Juventus non allenerà il Sassuolo, con tutto il rispetto,
con tutto il rispetto, perché sta facendo una grandissima, un'ottima società, sta lavorando benissimo, però dico, come livello, no? Andrà a allenare il Sassuolo o un'altra squadra di quel tipo lì, andrà a levare sicuramente un grandissimo club. E quindi, volevi dire, Paolo? Sì, volevo dire Paolo, che... su Paolo Sosa? No, se non indirettamente, volevo dire che c'è una teoria abbastanza diffusa nel mondo del calcio, che dice: nel calcio moderno, a differenza di quanto avveniva nel calcio del passato, Wenger dell'Arsenal è l'eccezione che conferma la regola, un allenatore, indipendentemente da quanto bene faccia, non dura più di 3 anni. Questo è il terzo anno di Allegri. Perché? Perché il calcio moderno, col tipo di tensioni, impegni, questioni, i procuratori... Ecco perché Conte se n'è andato. Oh, sono al terzo anno, non posso stare. È scaduto. C'è questa... Se n'è accorta a luglio, fa, oh, ma è il terzo anno questo, vado. Però è una teoria abbastanza, abbastanza diffusa questa, che 3 anni fanno sì che l'idilliaco rapporto iniziale sia... Quindi a Wenger lo prendono a calci in testa. E a quel punto... all'Arsenal, perché non lo possono più vedere, cioè 20 anni che... E a quel punto è lì che diventa, come dire, verosimile, non vera, verosimile la voce che dice: se Allegri va via, va all'Arsenal, che ha i soldi, e ha un allenatore che in 20 anni non è mai riuscito a vincere. Soldi, è comunque un grande club. Credo abbia vinto un campionato, forse. Sì, nel 2000. Sì, una roba del... C'era quando ancora Anelka, che allora io quando lo vedevo lì dicevo: questo lo voglio assolutamente. E infatti chi lo volle subito, la Lazio di Cragnotti, che poi non riuscì a prenderlo. Però ti hanno fatto contento dopo un po' di anni. Sì, è arrivato. Sì, è arrivato una delle cose più buffe. Attenzione però, che quello che dice Paolo è estremamente interessante. Perché è vero che oggi in qualunque settore, quindi compreso anche il calcio, tutto si brucia in tempi molto più rapidi. Quindi quei rapporti come quello di Trapattoni alla Juve, tanto per capirci, no? Trapattoni fa in tutto fra le due esperienze, credo 13 o 14 anni, una roba del genere, ne fa comunque tanti. Lippi stesso ne fa, anche lì sommando le due cose, ne fa 8 di anni. Oggi sono impensabili situazioni di questo genere, perché comunque è vero che la dinamica dei rapporti è cambiata, ci si stanca prima, ma in qualunque settore, pensate alla musica, no? I classici che duravano un tot di anni, che adesso non... poi hanno cominciato a durare un'estate, adesso non durano manco una settimana. Un disco di Pink Floyd. Però trovameli oggi degli altri Pink Floyd, è quello il problema. Allora, volevo... Allora, adesso andiamo brevemente in pubblicità. Poi però, siccome tanti amici, vedete anche qua ormai, ci sono tanti amici che mi chiedono di Dybala, diciamo, volevo chiedervi di finire il discorso sul rinnovo di Dybala, poi anche altri amici che dicono: per favore dici la cosa di Dybala, perché mi sto preoccupando, dici di Dybala, mi dice Manuel, perché mi sto preoccupando. Beh, infatti, cioè, quello che devo dire di Dybala non vi piacerà, ma adesso andiamo in pubblicità e dopo il professore ci lascerà alle 18, perché ha un impegno importante. Resteremo, io ne ho, ma vuoi saperlo anche tu di Dybala? Eh sì, ve lo dirò. Pubblicità. Eccoci di nuovo, sono un pochettino sfasato, adesso mi devono inquadrare di nuovo bene, no? Perché abbiamo avuto un problema qui sulla titolatrice, adesso lo cercheremo di aggiustare. Allora, stavamo parlando, vi ho lasciato con la notizia, vi dovevo dare delle notizie su questo giocatore, ma niente, non riesco a mettere i titoli. Vabbè, quello. Ma volevo scriverlo perché avevo messo attenzione a Dybala, perché ci sono notizie. Io sono attento, non bellissime. Non bellissime. Allora, voi sapete bene. Allora, mettiamo magari un po' un video di Dybala. Allora, voi sapete bene che questi erano i giorni in cui i procuratori di Dybala, che lui appartiene a un fondo, erano presenti a Torino per parlare con i dirigenti della Juventus in merito al suo rinnovo di contratto, no? Rinnovo che sarebbe l'edizione più giusta sarebbe adeguamento prolungamento. Sì, prolungamento con adeguamento, perché adesso lui prende 3 milioni e qualcosa, si arriverebbe a dargli molti più soldi. Allora, perché non si è ancora chiuso
il discorso rinnovo? Per un semplice motivo, che allora la Juventus è andata da Dybala e gli ha detto: senti, noi siamo pronti a offrirti 6 milioni e mezzo fino al 2021. Mettiamo però nel contratto anche una clausola, inseriamo una clausola rescissoria di 160 milioni. Perché se qualcuno ti vuole, ci dà 160 milioni e te ne vai. Di questi 160, 12 andrebbero a Dybala e al suo agente per la cessione. All'interno del contratto ci sarebbero stati comunque ancora dei vincoli con la Juventus, che avrebbe dovuto sottoscrivere Dybala, eccetera. Dybala non è d'accordo, non, insomma, su questa proposta non gli va molto bene. Ma perché non va bene questa proposta, che è una proposta che gli raddoppia ma di gran lunga il contratto alla Juventus, e quindi lo porta quasi a guadagnare quello che guadagna Higuain, che ne guadagna 7,5, vabbè, lui ne guadagnerebbe 1 milione in meno, ma siamo lì, siamo a livello proprio di top. Perché dietro Dybala, anche se può darci fastidio, ma ci sono le sirene del Barcellona. Ma il Barcellona perché sta continuando a dire a Dybala: aspetta a firmare il rinnovo con la Juve? Perché loro hanno un grande problema con Messi. Messi, che è a scadenza di contratto nel 2018, avrebbe detto al Barcellona: bene, io rinnovo, voglio chiudere qua la mia carriera, voglio fare altri 5 anni qui al Barcellona, ma voglio la bellezza di 48 milioni di euro netti per 5 anni, quindi fino al 2023. Il Barcellona è disposto a dargliene 32 fino al 2021. E anche Messi dice: no, io ne voglio di più, eccetera. Allora a quel punto uno dice: qual è il possibile sostituto di Messi? Ce l'ha la Juventus, ce l'ha Dybala. E allora noi dobbiamo rompere le scatole a Dybala, che non firma, così almeno viene da noi, lo prendiamo noi e sostituiamo Messi, se Messi ci fa il pacco. Queste sono le ultime notizie riguardanti Dybala. Perché Dybala non firma, anche se sembrerebbe che si sono dati appuntamento per i primi di febbraio, il 2 o 3 febbraio, di nuovo per rivedersi e firmare comunque questo prolungamento e questo adeguamento. Però Dybala, questo non scongiurerebbe la possibilità che Dybala se ne vada poi al Barcellona, perché il Barcellona sta premendo su di lui dicendogli: guarda, se va via Messi, noi siamo disposti anche a darti di più della Juventus, perché se noi dobbiamo sostituire Messi, se Messi se ne va. Questo è tutto, sono le notizie di primissima mano che siamo riusciti a avere come top line. Non sono delle notizie che sicuramente ci fanno piacere, perché il giocatore in questo momento tentenna, titubante, non un adeguamento di 6 milioni e mezzo, che tra l'altro con una clausola rescissoria, che insomma, anche se dovesse andare via, 160 milioni non sono pochi, con soltanto 12 milioni da dare al procuratore di Dybala. Posso esprimere la mia solidarietà a Messi, e lo capisco. Insomma, con 32 milioni l'anno solo che gli vuole dare il Barcellona, arrivare a fine mese deve essere veramente dura. Veramente, esprimiamo la nostra solidarietà a Messi, davvero. No, a parte gli scherzi, qui stiamo veramente parlando di follie. Sono notizie, che però sono follie, sono che ormai aggiornate, esatto. Ecco, cioè io, sono follie che ormai fanno parte del quotidiano, cioè, siccome purtroppo sentiamo parlare spesso di Dybala, del suo rinnovo, cioè tutti noi anche a Top Planet nella nostra redazione ci siamo chiesti: ma qual è il problema? Cioè, che continua Marotta, l'abbiamo sentito, gli ho parlato io personalmente, mi ha risposto: il discorso di Dybala lo chiudiamo a gennaio. Stiamo arrivando a finire il mese di gennaio, i procuratori sono venuti qua in sede e ne hanno discusso, la Juve è disposta a dargli un bel po' di soldi, ma come mai Dybala non firma, visto che ogni giorno leggiamo sui giornali: ah, domani, ah, fra 2 giorni, ah, è quasi fatta, ah, ormai è imminente la firma, ah, non c'è problema. No, il problema c'è, ci dispiace darla proprio a noi questa notizia, ma il problema c'è, perché è proprio il giocatore che tentenna, che determinati vincoli che vuole mettere per iscritto la Juventus non li vuole sottoscrivere, che probabilmente i 6 milioni e mezzo non gli basta, ma anche perché soprattutto lui, al di là dei 6 milioni e mezzo, perché lui alla Juve si trova benissimo, c'ha sto orecchio sempre teso verso Barcellona, che gli stanno dicendo: calma, perché qua se non risolviamo con Messi vieni tu.
Cioè, non risolviamo con Messi, tu prego, gliel'ho detta prima che andava via. Sì. Il professore, va via sereno o no? No. Ecco. No, dunque io volevo dire che intanto tutto questo discorso si può fare solo perché esistono i cinesi in Cina, a parte i cinesi che abbiamo qua. Perché ovviamente quelle cifre, no? Proposte da Messi possono avere. Cioè, ma ti rendete conto 48. Solo con le squadre cinesi. Dopodiché, per quanto riguarda Dybala, io che appunto da subito, anzi da prima ancora, sono sempre stato un suo entusiastico ammiratore, posso dire questo, che poco tempo fa io ho detto qui 5 milioni e mezzo li tiraranno fuori. Beh, sono arrivati a 6 e mezzo. Di più di quanto immaginassi. Cioè, e avevo detto clausola di 180 perché 90 per 160. Due fa 180. Ma per dire che, se dicevo questo, per dire che secondo me la Juventus doveva fare di tutto per fare sì che almeno in una logica di 3 anni, non di più, ma che per 3 anni Dybala fosse il giocatore che illuminava, consentitemi un po' di esagerazione retorica, che illuminava il gioco della Juventus. Poco prima ho visto una dichiarazione di Allegri che dice: ah sì, l'ha detto pure lui, è uscito Dybala. Ah, poi mi sono dimenticato una cosa che devo aggiungere assolutamente. Dybala, cosa sta dicendo lui al Barcellona attraverso anche il suo procuratore? Sta dicendo: sì, però noi veniamo perché se veniamo al Barcellona, accettiamo il Barcellona, vogliamo giocare, perché qui alla Juve una cosa ci garantiscono oltre i soldi: la titolarità. Cioè, noi comunque qua le nostre partite le facciamo, noi Allegri permettendo comunque che lo sostituisce, comunque vi fate un titolare fisso. Lui dice: se vengo al Barcellona io vengo a fare il titolare, e questo al momento il Barcellona non glielo può garantire, glielo garantisce di sicuro se Messi va via. Se Messi dice: no, guardate, tanto Messi ha offerta tutto il mondo. Poi immaginateci i cinesi, appunto, che se vengono a sapere che lui vuole così tanti soldi ed è disposto anche ad andare via dal Barcellona, magari se lo prendono e si libera subito il posto. E allora a quel punto Dybala dice: io vado al Barcellona solo se non solo mi danno i soldi, mi fanno giocare titolare. Io non sto dietro a nessuno, gioco insieme a Messi. Non che sto a guardare Messi e quando Messi dice: adesso non voglio più giocare, gioco io. Questo era un particolare, mi sono dimenticato di dire. No, io potrei sbagliarmi, questa ipotesi si può avverare solo nel caso in cui Messi vada via. Cioè, escluso, credo, che Dybala vada, che il Barcellona prenda Dybala se c'è Messi. Mi sembra escluso. Ah, sì. Se Messi va via, e allora. Ma anche in questo caso, se questa è la richiesta che fa Dybala, come fai a. Sì, la garanzia che sei tu il titolare, poi bisogna vedere chi è l'allenatore. Magari se è ancora Enrique, chissà cosa gli passa per la testa Enrique. Certo che però dal Barcellona, che ha avuto anche problemi con i bilanci, ma può permettersi anche di offrire, perché loro hanno offerto comunque a Messi per il rinnovo 32 milioni. Beh, certo che può permetterselo. Se lo può permettere? Beh, certo che può permetterselo. Di fatto, 32 milioni per un solo giocatore? Di fatto Real Madrid e Barcellona è come se fossero delle società di Stato. Quindi sono sostenute dallo Stato, così come lo è indirettamente il Bayern in Germania. In Inghilterra non ce n'è bisogno perché la Premier League vale circa 8 volte la Serie A dal punto di vista dei diritti televisivi. No? Sappiamo che Real Madrid e Barcellona pagano imposte come se fossero delle onlus. Sappiamo che Real Madrid e Barcellona, signori, non sono delle società per azioni. Sono azionariato popolare. Sono azionariato popolare e non sono delle società per azioni. I debiti che hanno nei confronti dello Stato non vengono calcolati come debiti. Cioè hanno una serie di vantaggi che gli permettono di fare quello che gli pare, in buona sostanza. Quindi noi è con questa gente qui che ci confrontiamo. E poi sento di gente che mi dice che non gli piace il logo. Ma chi se ne fotte se quel logo mi fa guadagnare un sacco di soldi per poter competere con quella gente lì. Che, come dire, noi siamo lì con la fionda in mano e stiamo combattendo contro gente che ha le armi nucleari. Perché questo è avere le armi nucleari, in buona sostanza, no? Potersi permettere di pagare 30, 40, 50 32 milioni. Lui ne chiede 48, quindi quasi 50. Netti, stiamo parlando sempre di netto. Beh, certo. Quindi poi dovete raddoppiare, sì, anche in se Italia, la tassazione... Sì. In Italia tassazione, sì, là magari un po' meno. È un po' meno, la tassazione lì è molto inferiore. Esatto. In Spagna. Professore, devo lasciare perché adesso noi andiamo in break, rimaniamo io in Ori, arriverà da Milano, comparirà l'uomo Falco. Il nostro Andrea Bosco purtroppo la lascio andare via con questa brutta notizia qui, però. Ma al momento però Dybala è qua, è con noi, eh. È la mia speranza, è con noi, che la prossima volta sarò qui allegro perché Dybala ha firmato, questa sì, è la speranza. Allora
la lascio dicendo che il rinnovo dovrebbe avvenire comunque entro il 2-3 di febbraio, i primi di febbraio dovrebbe, si sono dati appuntamento per firmare poi il rinnovo. Quindi comunque vi teniamo aggiornati, come sempre, teniamo aggiornati anche lei, professore. Lo so, non è notizia, vedo anche Nino che questa notizia ha dato fastidio, ma dà fastidio anche a me dirvela, mi dà fastidio, è fastidiosa. Però proprio perché siamo una TV di servizio, vogliamo dirvi tutto, le belle cose e le cose brutte. Professore, mi dia 5. Ah, la cravatta stavolta era della? Università di Torino. Ah, è rimasto proprio. Questa volta? Proprio locale. Andiamo in pubblicità e adesso arriva Andrea Bosco, l'uomo falco si collega con noi. Eccoci, tra poco ci collegheremo comunque con l'uomo falco che ci sta aspettando a Milano. Siamo rimasti noi due. Ti leggo qualche mail che sono arrivato, ritorno ancora, sì, su. Volentieri. Eccolo qua, l'uomo falco sta per arrivare. Sta per arrivare l'uomo falco. Eccolo che lo posiziono perché si sta collegando con noi. Lo devo aprire. Aspetta un momento, uomo falco, rimani lì perché adesso leggo solo un paio di mail e poi torno su di te. Allora. Dai ragazzi, non facciamo i risentiti, diciamo piuttosto che stiamo vedendo in ogni partita 55 minuti di grandissimo calcio. Pare piovano frecce bianche e nere da ogni parte. In quei 50 minuti qualunque squadra, anche europea, ne subirebbe la furia. Questo è uno squadrone stratosferico e tutti i gufi anti-juventini stufi di veder vincere la Juve devono farsi una ragione. Ci avete interrotto nel 2006, non è un problema, recuperiamo tutto quello che ci avete tolto. La Juve cambia pelle costantemente, questo è Leo. Devo dire la verità che poi io ieri non ho visto 55 minuti di gran gioco, ne ho visti di più di 55, nel senso che anche quando, secondo la vulgata, noi avremmo tirato i remi in barca, eccetera, eccetera, le occasioni le abbiamo sempre solo avute noi. Poi, ripeto, si tratterebbe ogni tanto di fare in modo che queste occasioni capitassero sui piedi giusti, sui piedi di Gonzalo e non su quelli, cioè, di qualcun leggo altro. Leggo ancora un paio di mail mentre dico all'uomo falco, però ho già visto, di alzare un pochettino di più la sua telecamera per vederlo meglio. Con questo comportamento nei confronti dei giovani validissimi, alla fine c'è il rischio di demoralizzarli e poi chiederanno la cessione. Vedi Piazza, forse saranno gli ultimi mesi di Allegri. Che ha fatto Piazza? Daniele, cioè, da Parma. Chiedo scusa, qual è la gestione di Piazza? La gestione di Piazza è che Piazza è stato infortunato. Dice, non lo usa. E per forza era infortunato, è stato infortunato per 3 mesi e mezzo. Cosa deve fargli fare 90 minuti a uno che viene da 3 mesi e mezzo di infortunio? Che già quando stava bene non vedeva la porta manco per sbaglio, figurati mo che è stato fermo per 3 mesi. Sergio da San Severo, il problema non è il modulo ma la condizione. Se corri vinci, se ti mangi i gol però puoi anche pareggiare o perdere. Vero. Ieri il Milan 3 tiri 1 gol, Juve 9 tiri 2 gol e 1 su punizione. Ora che torna Marchisio, chi esce? Si cambia la modulo. Una menzione particolare per Cuadrado, se quel passaggio in aria per Dybala l'avesse fatto Messi o Ronaldo, avrebbero scritto tutti i giornali del mondo. Questo Sergio da San Severo. Sai che secondo i commentatori della Rai è stato un rimpallo casuale, vero? Questo è ciò che io ho sentito ieri sera durante la partita, rimpallo casuale. No. Quindi, e vabbè, ma d'altronde se ci hanno detto che Locatelli era entrato sulla palla nei confronti di Dybala, vale tutto. No? Vabbè, intanto allora salutiamo e introduciamo l'uomo falco Andrea Bosco dal suo antro, al suo nido milanese. Ciao Andreone. Buonasera a voi, ciao Marcello. Ciao Andrea. Cos'hai? Sei giù di morale? Ti vedo... No, per niente, stavo ascoltando le mail che stavi leggendo e mi stavo dicendo che pochi tifosi sono autolesionistici come quelli juventini, ma ci fosse una volta che non trovassero il modo di mettersi il cilicio. Sapete cosa faceva Jacopone da Todi? No? Si metteva il cilicio prima di andare in giro per la città. E tu ne vedi tanti in cilicio, insomma. Ma io ne vedo una quantità industriale, tutti in cilicio, tutti a soffrire, anche quando le cose vanno bene, tutti a soffrire, tutti a contorcersi, a cercare qualche cosa che non va. È così, purtroppo il tifoso juventino nella massima parte è così, deve autoflagellarsi. Però Andrea, scusa, il cilicio con il
bicilicio con la J è di una certa classe, di una certa eleganza. Sì, con la nuova J, con la nuova J, certo. Sì, 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 fa il pari con il giuoco di quell'altro. Ma magari si mettono il cilicio col vecchio simbolo, perché loro sono... Eh beh, sì, è vero, loro sono legati al vecchio. Torino, lo so, poi magari stanno a che ne so, Reggio Calabria e stanno per Torino. Senti, siccome non te l'ho ancora chiesto, con Nino e col primo professore ne abbiamo parlato lungamente alla partita di ieri. Il tuo commento alla partita di ieri, come hai visto la Juventus? Perché abbiamo visto una Juve anche questa volta double face, anche se, devo dire la verità, ci stanno facendo passare come quasi i vincitori, sì, per casuali di questa partita, perché i veri vincitori sono sempre gli altri, quindi non so, che partita hai visto tu, uomo Falco? Ho visto una partita straordinaria nel primo tempo, meno straordinaria nel secondo tempo. Paradossalmente il fatto di essere rimasto in 10 ha dato nuovo vigore al Milan. Ho visto una partita che si è anche sporcata sul campo a causa di alcuni interventi, alcuni atteggiamenti, ma era inevitabile. Quando una direzione di gara è come quella di Irrati, tra l'altro fotocopia di quello che aveva fatto a Palermo qualche giorno prima, e cioè un arbitro che fino a un certo momento ha un metro di giudizio, poi improvvisamente lo cambia, e l'humus della partita cambia quando Kučka ha l'idea balzana di far male o di provocare Mandžukić. Basta vedere come lo guarda Mandžukić per capire che probabilmente non era il caso. Lì non scatta la seconda ammonizione, lì Irrati non applica il regolamento, lo interpreta e continua poi ad interpretarlo. Il risultato sono stato, mi pare, 9 cartellini complessivi, uno rosso da espulsione, e comunque una partita che non è rientrata nei binari come avrebbe dovuto e potuto. Peccato, perché, ripeto, la conferma è di una direzione arbitrale assolutamente non all'altezza. Dico in generale, non ne faccio una questione una questione di squadra piuttosto che di altra squadra. Dico in generale, Irrati ha confermato di non essere un buon arbitro, o comunque di non avere un momento di grande forma. Per il resto ho visto, come diceva Nino, una squadra che ha giocato ben oltre i 45-50 minuti, perché se Mandžukić metteva dentro almeno una delle due clamorose occasioni che ha avuto, staremo qua a parlare di un risultato assolutamente sicuro. Invece dissento da quello che dice Nino sull'utilizzo di Piazza. Ci sono i giocatori buoni, ottimi giocatori, e i giocatori forti sono pronti subito. Si sta riproponendo la stessa situazione, anche se poi c'è stato l'infortunio di mezzo, per Piazza, che si era riproposta con Dybala. Allora, Dybala era pronto quando ha messo il suo sedere sull'aereo che da Palermo lo portava a Torino, era già pronto. Eppure, come ricorderemo, io penso che se Piazza farà 6 recuperi in allenamento, avrà un ritaglio, uno spazio di tempo maggiore durante una partita rispetto a che se mette dentro, supponiamo, 3 gol in allenamento. Perché io so come ragionano poi gli allenatori, e soprattutto so come ragiona Allegri. Però, ripeto, non diciamo che è stato dato grande opportunità a Piazza. 4 minuti nell'ultima partita, 4 minuti e 40, anzi, per essere chiari, 3 occasioni create. Se non è pronto questo, non so chi sia pronto. Vuoi rispondergli su Piazza? Ma no, sai, io per quello che riguarda Piazza, io ho una mia idea che deriva, ahimè, dalla mia concezione di calcio. La mia concezione di calcio è che chi vince ha sempre ragione e chi la butta dentro merita rispetto, soprattutto se fa l'attaccante. Piazza è un attaccante che dentro non la butta, c'è poco da fare. Io Piazza l'ho visto giocare con la sua nazionale all'Europeo per 100 minuti in tutto, perché ne ha giocati 90 in una partita e 10 nei supplementari nella partita nella quale poi la Croazia è stata eliminata, se non ricordo male. L'ho visto giocare in un'altra partita nella sua nazionale e gli ho visto fare, da quando è alla Juve, credo in totale 150 minuti o giù di lì, una roba di questo genere, 10 minuti una volta, 5 un'altra, 20 un'altra,
eccetera, eccetera. È un giocatore meraviglioso, ma è un giocatore che non ha il gol fra le sue caratteristiche, l'istinto del gol fra le sue caratteristiche principali. In tutta franchezza, io mi preoccupo di più del fatto che non arrivino i palloni a Higuaín piuttosto che del fatto che Piazza abbia più o meno minuti. Per me Piazza, e fra l'altro io sono convinto che lo vedremo in campo domenica, contro Sassuolo, anche perché immagino che sia Cuadrado sia Mandžukić, almeno uno dei due un minimo di riposo lo debba avere, se non tutti e due addirittura. Quindi e dirò di più, che mi auguro di vederlo in campo, perché secondo me è un giocatore che ci sarà molto utile. Ripeto, ho difficoltà a giudicare gli attaccanti quando gli attaccanti non segnano, devo essere sincero. Come dire, gli errori degli attaccanti mi fanno veramente imbestialire. Quindi cioè, ieri ti ha fatto arrabbiare? Ieri Mario mi ha fatto arrabbiare, io adoro Marione Mandžukić, ma ieri mi ha fatto arrabbiare. Si è mangiato due gol incredibili. Io lo scorso anno sarei andato nonostante il Milan ci stesse rullando, sì, e lui ti faccio un esempio, io lo scorso anno sarei andato a Siviglia a strangolare Morata, perché si mangiò a Siviglia tre gol, due dei quali a porta. Esatto. Siamo andati a Monaco e non a San Pietroburgo, dove probabilmente saremmo andati. No, a Kiev. Qualora fossimo arrivati prima, grazie al fatto di esserci mangiati quei gol. Poi, per carità, è vero che anche gli errori dei difensori contro, ma io tendo nei confronti degli attaccanti a pretendere il gol. Purtroppo, come dire, ho una concezione, l'ho già detto in altre occasioni, molto semplicistica del gioco del calcio. Senti, tu hai sentito, Andrea, quello che ho detto su Dybala? No, te lo sei perso? Ti sei perso le notizie che abbiamo raccolto attraverso la redazione di Dybala? Non sono belle, Cioè? Che non rinnova perché c'ha sempre addosso il Barcellona, lui la Juventus gli ha proposto, vabbè, comunque senti, siccome devo rifare tutto lo spiegone e tu non l'hai sentito, ascolta, vado in pubblicità, così vado in pubblicità in questo minuto e mezzo, rientriamo e te lo rispiego e poi mi dici che cosa ne pensi, perché non sono belle notizie. Va bene, rieccoci di nuovo qua. Allora, dovevo spiegare ad Andreone Bosco tutte le novità di nuovo, poi magari anche lo rispiego a quelli che si stanno mettendo adesso. Sì, ma sinteticamente capisco subito che non rinnovi. No, ma è meglio che le ascolti bene, perché allora, ripeto, siamo in fase di rinnovo, no? O diciamo meglio di adeguamento, perché lui ce l'ha già un contratto. Adeguamento più prolungamento, no? Dal 2019 fino al 2021. La Juve propone a Dybala, ascolta, 6,5, sì, quindi 6,5 netti, fino al 2021, sì, più dei vincoli chiaramente, no? da inserire all'interno del contratto, e una clausola rescissoria da 160 milioni, di cui 12 andrebbero al procuratore del giocatore. Però perché non lo firma questo contratto? Perché dal Barcellona continuano a dirgli aspetta a firmare, che noi abbiamo un problema con Messi. Cioè, nel senso che Messi, anche lui in scadenza di contratto 2018, sta chiedendo la luna al Barcellona. Gli sta dicendo io resto per altri 5 anni a 48 milioni netti. 48. Il Barcellona è arrivato fino a 32, non bastano a quanto pare. E allora dicono a Dybala: Dybala, guarda, se va via Messi, non riusciamo a tenere Messi, noi prendiamo te. Perché lui gli ha anche posto una condizione al Barcellona. Gli ha detto: io non vengo a fare il vice di Messi, io al massimo gioco insieme a Messi, ma vengo a fare il titolare, perché io alla Juve sono titolare. E allora ecco perché si ritarda questa continua firma, si procrastina. Adesso l'ultimo appuntamento fissato è per i primi di febbraio, nei primi di febbraio si dovrebbe comunque arrivare a questa firma, che sperano che non sia una firma posticcia. Cioè tanto una firma la firma sul rinnovo cambia poco o nulla. Esatto, però questa è la situazione, hai capito? Ho capito, sì. Ecco, ti stai preoccupando? Ho due considerazioni da fare. La prima è che in un mondo di squali, qual è quello del calcio, se uno squalo cerca di portarti via, insomma, dalla tua riserva delle cose, eccetera, la strategia migliore è di contrattaccare, cioè
stai lusingandomi di balla, va bene, io adesso vengo da Rakitic e gli faccio una mega offerta perché venga da noi e che ti rompa le scatole finché non lo lasciate andare. Cioè, il calcio ormai è diventato una faida talmente ampia che non mi meraviglio più di niente, nemmeno che Dybala sia tentato di andarsene davanti a delle offerte gigantesche da parte del Barcellona o da un'altra squadra. La seconda considerazione è che questa cosa, se ti ricordi Marcello, ne avevamo parlato a voce qualche mese fa. Io ero convinto che sarebbe successo con tutta questa liquidità messa in circolo anche gratuitamente, anche esageratamente da parte dei cinesi, avrebbe portato a uno squassamento del mercato. E se la Juve è stata parte in causa con l'affare Pogba, e sappiamo come si sia articolato poi quell'affare e con quale modalità, devo dire che ce ne sono degli altri che lasciano veramente interdetti, cioè i soldi che sono stati dati a Tevez, i soldi che sono stati dati a Pelé, i soldi che sono stati dati ad altri giocatori veramente disperati. No, il rischio è proprio questo, capisci, Andrea, che magari arriva il cinese e dice ma se ne vuole andare Messi, ma cavolo vuole 48 milioni e glieli diamo noi, lui se ne va certo, perché vuole quei soldi e loro dicono vabbè, c'è Dybala pronto. Certo, però attenzione, perché poi nonostante l'equazione sia sulla carta, no, più soldi, più investimenti per tutti, questo qua, in realtà non è così, perché non tutti i paesi e non tutte le società sono strutturati in una maniera adeguata. Giusto. E bisogna stare attenti a costruire cattedrali magari in un semideserto. Faccio l'esempio, lo faccio sempre, i mondiali in Sudafrica cosa hanno prodotto a livello di movimento e di calcio sudafricano? Non mi risulta che ci siano, da quella data dei mondiali in Sudafrica, che sia uscito un solo giocatore di interesse internazionale. Quindi bisogna stare attenti. Allora, fare il mondiale in Sudafrica aveva un significato anche, come dire, politico, etico, insomma, di un paese che si era affrancato dal razzismo. Vabbè, e dal... non facciamo la storia del Sudafrica. No, ho fatto l'esempio. Sì, no, l'esempio andava bene, dico, non facciamo la storia del Sudafrica, l'apartheid, eccetera. Non tutto è oro quello che luccica, bisogna stare attenti. Certo, certo. Sentiamoci qualcuno dei nostri amici da casa, magari preoccupato, perché sono già arrivate un mucchio di mail preoccupatissime su questa storia di Dybala. Sentiamo, pronto? 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 Buonasera Marcello. Sì, chi sei? Roberto dalla Basilicata. Sì, ciao Roberto. Allora, dici vabbè, tutto. Sto ascoltando da un po' e sono tante le cose da dire. Dagli Zecchi, dal Milan, tante cose. Cerca di essere succinto e di dirci tutto quello che vuoi, dai. No, in due minuti ci dici tutto, dai, così diamo spazio anche agli altri. Dai, vai, sì, vai Roberto. Sì, sì. Allora, arriviamo a Dybala. Dybala, purtroppo lo possiamo anche dare. L'importante è che ci danno 160 milioni e ci teniamo a piazza, che è un buon sostituto. E quindi tu dici, facciamolo firmare, mettiamo la clausola a 160 e lo vogliono prendere, ci diamo i 160. Tanto, un altro giocatore lo troviamo. Ah beh. Un altro giocatore lo troviamo. Sì, di tanti di Dybala in giro, tantissimo, se no il Barcellona se l'avrebbe già preso, quello che no, il vice Dybala, no? Quello simile a Dybala. Poi altro su Juve e Milan? Un'altra cosa soltanto sull'arbitro di ieri sera. Sì, Irrati. Era il sport, è giusto quello che diceva Rinori, che il signor Caputi ha detto che la palla, che Locatelli ha preso la palla, però poi se ha detto che no, ha preso la gamba, il piede. Insomma, comunque sbagliano, lo so, fanno apposta, non lo so. Va bene, grazie Marcello. Grazie a te serata. Roberto, ciao, un abbraccio. Ciao, anzi, abbracci no, perché sono pericolosi gli abbracci. Un saluto, ciao Roberto, ciao Robertone. Tra l'altro, a proposito di Irrati, mi è venuto in mente che era l'arbitro che 7-8 mesi fa, come dire, arbitro al quale Higuain voleva mettere le mani addosso quando Higuain giocava nel Napoli. Udine. Prese, credo, anche 4-5 giornate di squalifica, una roba del genere. Ecco, comunque.
Vedendo la partita di ieri, ma anche vedendo quella di Palermo, dove mi pare ci avesse già abitato di quest'anno, forse aveva ragione Higuain. Ah, ecco. No, per dirla proprio brutalmente, cioè, veniva la voglia di mettergli le mani addosso ieri. Sentiamo un altro amico da chissà da dove. Adesso sentiamo da dove. Pronto? Sì? Buonasera. Abbassa la TV, abbassa la TV. Sono Augusto da Ravenna. Sì, Augusto, fammi solo un piacere. Sì, Augusto, ascolta, Augusto, abbassa la televisione, se no non ci capiamo. La televisione è già spenta. Bravo. Bravissimo. Ok, vai Augusto. Allegri ci fa sempre una sorpresa. Ieri sera ci voleva un cieco non vedere che bisognava dare una mano a Pjanic e non a Alessandro, mettiamo mettiamo quello del Genoa che adesso mi sta avvisando. Rincon, che sono andato anche in crisi. O qualcuno di simile, Sturaro, mettiamo qualcosa. Quindi tu dicevi aveva bisogno di uno anche perché Pjanic non ce la faceva più, no? Era chiaro che stavano andati in crisi e gli altri non avevano niente da perdere. Certo. No, poi allora avevano giocato un'altra anche cosa, speriamo che Marotta abbia già imparato, eh. Ha venduto Pogba, non avevano il sostituto, hanno venduto Vidal, non avevano il sostituto. Con Vidal l'anno scorso si vinceva la Coppa di Campioni occhi chiusi, hanno rinnovato Evra, che era già spompato già l'anno scorso, che Coman sembrava il miglior Cruyff. Quindi ha fatto tu quello partito, Coman è sparito. Contro di noi sembrava il più grande giocatore del mondo. Infatti neanche al Bayern, adesso il Bayern non sa nemmeno se hanno funzionato tutti i centravanti, che i giovani che ci sono in Italia, tranne Belotti che era il migliore. Io l'avrei preso occhi chiusi, io non ci capisco niente, anzi io avrei puntato su due giocatori che facevano da matti, uno era Belotti e l'altro era Zappacosta. Ho visto che Zappacosta è un giocatore normale, credevo venisse migliore, dico la verità. Quindi abbiamo fatto bene a non prendere. Ti faccio tanti auguroni, avanti così. Grazie Augusto, grazie mille, ciao. Tu avresti preso Belotti quest'estate, uomo Falco? Preferisco Higuain. Allora, Belotti è molto forte, sia ben chiaro. Belotti è un ottimo giocatore e un giocatore dalla grinta incredibile, però con Higuain non c'è paragone, cioè Higuain è Higuain. Poi, sai, il calcio è un'arena dove gli assenti hanno sempre ragione. Ha messo Alessandro, ma doveva mettere quest'altro, no, ha fatto quest'altro cambio, cioè è uno stillicidio che è connotato anche al mondo del calcio, va bene così, però io comunque il cambio Belotti-Higuain non l'avrei fatto, Higuain per me è molto più forte. Ma nemmeno io. Sentiamone ancora uno, visto che abbiamo ancora 5 minuti e poi è già pronto Max Tadorni lì da dietro al vetro, perché adesso poi arriva Top Mercato Live con tutte le ultime notizie, ma questa di Dybala non gliel'avevo nemmeno detta a Max, L'ha sentita qua Max adesso. Te la sei tenuta. Me la sono tenuta proprio per la trasmissione. So che non è stata una bella notizia, però ho dovuto dirvela. Pronto? Perché non volevo levarmela lì. Sì, pronto. Scusaci. Pronto? Ciao Marcello, buonasera. Buonasera. Ciao. Come ti chiami? Finalmente. Gianluca da provincia di Napoli. Ciao Gianluca. Come si sta lì? Com'è l'ambiente lì? Effervescente? Te lo dico, è elettrico. Povero adesso ci saranno tre partite col Napoli, mamma mia. Ma è meglio che te lo dico proprio che ci stai, perché lavoro in una fabbrica di 150 dipendenti, battaglia con 150 di loro, non è semplice. Tengo botta, non vi preoccupate, ma è difficile per noi, è difficile. Vabbè, ma entriamo in argomento. Volevo dire, sì. Volevo dire, il fatto di Mandžukić, diciamo così, che lo fanno giocare sull'esterno sinistro, mi sembra proprio una cosa che troppo strana, non riesco proprio a vederla. Sto Mandžukić a sinistra, fermo restando che trovo sia molto forte, però è un centravanti e deve stare in panchina perché ce l'abbiamo uno più forte, secondo me. E poi un'ultima cosa, voglio dire, cerchiamo centrocampisti, però bisogna pure vedere come vogliamo giocare, se a due, a tre. Attualmente penso che abbiamo tutti interni, andrebbe bene il centrocampo a due, un 4-2-3-1, però con Piazza al posto di Mandžukić. Ribadisco il fatto di Mandžukić, diciamo, come esterno sinistro, mi sembra una cosa assurda. Poi volevo sapere non cosa ti ne piace? Pensavate. Non ti piace?
Assolutamente, Marcello. Però sta facendo delle buone partite, eh? Sì, ma sono spezzoni di partita, non è proponibile per una partita seria tutta la partita. Però, scusami, ha giocato con la Lazio bene, ieri col Milan anche bene. Cioè, mi sembra che lo stia facendo in maniera adeguata il suo... Discuto che gioca male, Marcello, assolutamente. Io dico che non è portato per fare quel ruolo, perché vogliamo metterlo per forza e Piazza non lo mettiamo, non facciamo giocare magari... a qualcuno, sì, più certo, di uno, esterno, Piazza funzionerebbe sicuramente molto bene, questo è sicuro. Va bene, ti ringrazio. Ciao. Il giorno in cui vedrò Piazza ritornare nella nostra area a fare le cose che viene a fare Mandžukić nella nostra area, potrò forse dar ragione al telespettatore che ha telefonato. Infatti, ora non dimentichiamoci che Mandžukić sta facendo quello che faceva Pogba lo scorso anno. Sta facendo l'esterno, sta facendo la mezzala, sta facendo il laterale a tutto campo. Seppur con della classe inferiore rispetto a quella di Pogba. Ma per carità, però per esempio va in difesa a coprire di testa, a fare quelle cose delle quali Chiellini sentiva tanto la mancanza, che non aveva più il suo LeBron James, poverino. No? Che a volte... no, dice che è stato mal interpretato. Sì, no, io penso che a volte stare zitti aiuterebbe a non essere mal interpretati. Sì. Dopo la partita i giocatori dovrebbero imparare a stare zitti, soprattutto quando perdono. Ma non li fai le domande. Ho ancora un minuto e mezzo. Vuoi dire ancora qualcosa su sta cosa di Mandžukić, Andrea? Sì, secondo me, guarda, l'ho detto anche ieri a TVM Radio, secondo me questo nuovo modulo è anche un messaggio di Allegri a tutta, alla proprietà, ai giocatori, ai media, ai tifosi. Mandžukić più altri 10, io d'ora in avanti gioco così, a meno che non sia fermato da un turno di squalifica o da qualche infortunio, io a Mandžukić non rinuncio, e ha ragione da questo punto di vista, perché solo Mandžukić ha ragione, gli può consentire di fare quel modulo e di fare quel lavoro che faceva in qualche maniera Pogba. Ho una domanda però per te, perché sì, sono un minuto. Sì, ma perché la prima di semifinale si gioca a Torino e non a Napoli? Perché ci sorteggio, sono sorteggio ci sono le numerazioni, e le numerazioni loro hanno un numero. È stata la smorfia che ha fatto. Hanno un numero superiore al nostro, ecco perché ci si gioca prima a Torino. Va bene, ringraziamo l'Uomo Falco, grazie mille. Grazie a voi, ci sentiamo serata. Presto. Ciao Andreone. Saluto anche Nino, ti fermi ancora per il tuo mercato live. Vai via, allora rimane da solo adesso Max Tadorni che conduce fino alle 19 la nuova questa finestra sul mercato per darvi le ultimissime. Su Dybala non vi dice di più di quello che vi ho detto io, però magari ha altre notizie riguardante i possibili centrocampisti, perché la Juventus sta cercando un centrocampista e molto probabilmente, Nino, sai cosa ti dico? Che alla fine un centrocampista, la Juventus, un centrocampista in più, lo farà. Top Mercato Live. Adesso non staccatevi dal 60.